Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video. Io sono il mago arciere e io sono la streghetta. Ma porca miseria, porca ragazzi, oggi siamo qua perché abbiamo da aprire i due bauli del clan 10 su 10. Voi l'avete finito il baule? Prima di voi. Come prima di noi? Suini di Pami 1, suini di Ziuzi. Che tristezza! Oh, e suini di Xiud! Se state guardando il video, cacchio, ci hanno passato anche questa settimana, veramente una cosa obbrobriosa. Però ragazzi, speriamo di trovare qualcosa di interessante nel bauletto del clan. Prima di andare però ad aprirlo, caldamente una bella partitina. Lo facciamo in ranked con il deck Hog Rider o lo facciamo con il deck fantasma? Con il deck fantasma, non il ladder però. Allora andiamo a fare allora una partita in una sfida classica da 10 gemme con il deck fantasma, ragazzi, che sto portando oramai da 3-4 giorni e mi sta veramente piacendo. Andiamo a vedere. Siamo contro i Nozzi Elite Drop di Emod. Sì. Emoe. Apertura per lui con un estrattore di Elisir. Vediamo di preparare subito un push e poi mandargli il nostro miner di là con cattiveria. Avanti così, così. Avanti Savoia. Esatto, il miner lo piantiamo invece centrale. Perfetto così, ragazzi, perfetto così. Il miner. E lui ti mette una vortex e ti spinge tutto indietro. Sì, ma a me è importante che gli togliessi il suo estrattore. Guarda adesso, io ho modo di poter aprire con la capanna davanti, ragazzi, anzi dietro. Scusate, lui gioca il principe nero. Noi abbiamo il drago inferno che se l'è mangiato quel principe nero, letteralmente. E abbiamo i goblin che stanno sponando dalla capanna e che vanno quindi ad attaccare 1894, 1844 e continuano a scendere. In tutto questo siamo a 7 di Elisir. Lui si è solo difeso per sprecare Elisir e noi abbiamo recuperato. Siamo ancora al punto di prima, ragazzi. Lui ha messo giù ancora un estrattore. E io gli faccio ancora la stessa combo. Facciamo ancora così. Non ho però, non ho il miner, ce lo dovrei avere fra un secondo. Eccolo qua il miner. Andiamo a piazzargli ancora lui, tirare il vortex. No, gioca il principe, è un pazzo. È un pazzo, gioca il principe. Va anche a zappare, è pazzo. È completamente pazzo. Eccolo qua il vortex. Va bene, ma guarda, il drago va sull'estrattore, 8,61 la torre. E noi facciamo tronk e abbiamo ben due capanne che vanno a sponare goblin che danno fastidio e danneggiano ogni goblin che passa al ponte con una hit, ben 50 punti di danno alla torre. Esplode la capanna, lui va ancora così. Io non demordo, se lui va così, io vado così, ragazzi. Non c'è problema. Di nuovo il barrel, di nuovo il barrel davanti al drago. Non abbiamo pronto il miner a sto giro, ma orco Giuda. Sì, ma questo è fuori di testa, è fuori di... Doveva metterlo giù prima. Ma questo è fuori di melone come un'anguria. Vediamo se riusciamo. Allora, non ho capito bene cosa abbia intenzione di fare. Forse sì, forse vuole spaventarmi con quelle truppe. Gli piazzo un miner centrale. Anche tu non gli hai fatto vedere il gran cavolfiore. No, il gran cavolfiore non è male. Aspetta, aspetta ancora un secondo, mi serve il drago. E adesso glielo butto giù adesso, ragazzi. Pronk! Sì, zio, te lo aspettavi il gran cavolfiore o non te lo aspettavi? Attenzione, vai che andiamo, vai che andiamo. 20 secondi alla fine, però. Aspetta, ero convinto ne mancassero solo 10. Però ci ha spostato col vortex il drago inferno. Molto bravo, però. Non me lo aspettavo. Non me lo aspettavo che la girasse così la partita. GG per lui, molto bravo, stiamo soffrendo. Vai in difesa perché te ne ho messo una. Non posso difendere con un coso, devo attaccare con un giant. Lui non deve fare assolutamente nulla. Noi andiamo ad attaccare. No, vado ancora col drago sopra. Lui è obbligato a difendersi di là. Ha sprecato una zap, credo, quindi non ce l'ha. Non ce l'ho su qua, ragazzi. Perfetto, perfetto. Bisogna stare però attenti a quel coso, ragazzi. Molto infame, molto infame. Guarda il drago, guarda il drago là in alto. Guarda il drago inferno là in alto che, direi per fortuna, tira giù la torre. Non so se fossi in grado di difendermi da quel punto lì, ma il drago passa e va a tirare giù la tower. Beh, quindi direi di andare subito ad 4161, di andare ad aprire il bauletto del clan. Mi serve una delle due leggendarie che ho ancora a livello 1, o un minatore o un gran cavaliere. 1620 di gold, non sono assolutamente male. Allora, ho due deck.
che posso usare in ladder. Entrambi hanno pochissime carte in comune, dovrei essere abbastanza fortunato a trovarle. Dai che andiamo, arrivano due torri, non ce l'ho. No, non la uso, la torre inferno non la uso. Ah! Però mi sta prendendo un po' in giro, mi prende per il colon, mi prende. Dai che andiamo. Ma buoni, cos'è? Non sono buoni, neanche nel mio clan ha trovato le merci. Ho capito, ma 70 clan. Scheletrini no. Vanti anche vado. Oh, 148 cannonao. Dai, due carte. Dammi le epiche che mi arriva la leggendaria. Mi dà le epiche, ma non arriva la leggendaria. Sono due carrelli della spesa, ragazzi. Brutta storia. Speriamo che arrivino nelle rare o le capanne o gli scaricuccioli, dai. No, va bene la valchiria che viene. Cioè, ma ti sembra un... Ma non è un... Non a momenti neanche i god. E non urlo, però, porco Giuda porco. Come ha detto, ragazzi, come al solito, ci spostiamo nel profilo della Pamina. Swish! Ed eccoci qua, ragazzi, nel profilino della Pamina. Vedo che c'hai anche dei bauli belli interessanti da aprire, ma ne apriamo due. Abbiamo l'argentino e l'orello. Vai, sono tutti tuoi, quindi aprili tu. Adesso trova la leggendaria nell'argento. 95 di gold. Mamma, le non male. Uno stregone. Questo non lo usa nessuno, veramente. Vita. Infatti te ha 2000 trofei. 13 Tesla. Che continua a sostenere che la furia è OP. Abbiamo anche l'orello. Vai, andiamo a vederlo. Non questo orello. L'orello non me lo apriva. No, l'orello lo apriamo. 125 di gold. Molto bene, molto bene. 6 mortai che non si usano dal 40. Esatto, esatto. Nella prima guerra mondiale. 16 orde di sgherri. Malissimo, malissimo. I pipi. Li usi? No. Neanche questi i usi. I pipi, vedi quanti ne ho. Che tristezza. Sono livellati al 10. Molto bene. Tu, oh, 5 frinzacchione per la Pami, ragazzi. Va bene, va bene. Andiamo a fare una bella partita in ranked anche col suo profilino, ragazzi. E poi apriamo il baule, ovviamente, del clan. 10 su 10. Intanto ricordagli. Ricordatevi, ragazzi, di iscrivervi al canale, di mettere sempre mi piace se vi piacciono i nostri contenuti, e vi piacciono, noi lo sappiamo. E stai facendo del mobbing, non si può, non si può dirgli quello e che devono fare. Mi raccomando di attivare sempre la campanella e il dindondero, così quando YouTube ha voglia di mandarvi. Sì, quando ha voglia. Quando ha voglia di mandarvi, voi vedete, però quando ha voglia di mandarvi. Vi manda. Ci hanno mai mandato a quel paese. Però, se no, ragazzuoli, li sapete i nostri orari delle live. Quindi, voi venite sempre dei nostri video, sempre. E quindi, via, la sponsorizzazione l'ho fatta anche oggi. Mi raccomando, ragazzi, 279 euro materasso per due persone con completo anche intimo. Le federe. Il latex, scusa. Cazzo c'hai tu il latex, scusami, le reggibocce, non ho capito cosa c'hai il latex la Pami, ragazzi. In tutto questo andiamo avanti, c'è un gigante all'11 che sta martellando un arco X al 5, ma noi non ci preoccupiamo, forza che andiamo, bene il giant. Dai, gli arcieri li ho visti, ma c'è il bombardino che scran, va a tirare giù gli arcieri, 2438, 2745, inviolate le nostre torri, lui ha l'arco X. Il bombarolo va, non lo so, c'ha lo spirito del ghiaccio al 10, aspettiamo che pianti giù l'arco. Questo c'ha in mente di piazzarmelo tra poco, ragazzi. Cosa? E l'arco, ovviamente. Allora, che cosa pensi che mi voglia piazzare tra poco? L'arco fastidioso, ma perché hai messo il giant? Perché ho sbagliato. Lui ha giocato... No, ragazzi, la prima regola, mettere il giant davanti che mi... A me mi insegna a giocare a Clash, porca miseria. No, che tu me l'hai detto, metti sempre davanti il gigante che protegge la tua strega. Ma un attimino, c'hai ragione. Adesso lui gioca l'arco. Hashtag arco bufu. No, hashtag xiu bufu. Ah, ecco xiu bufu. Oddio, ecco gioca... dove l'ha messo l'arco. Sono dall'altra parte, ragazzi, non ci preoccupiamo, GG per lo spiritin. Ok, abbiamo di nuovo il giant, ovviamente l'arco è andato. Gli facciamo un retarget per proteggere la strega. Quindi arco che va sul gigante, noi tranquillamente, lui ha tirato il tronco. Possiamo allegramente giocare un bel bombarolo dietro. Che ha fatto la strega? Mi ha tirato una fireball, ma è andato sotto di Alisir lui adesso, perché io faccio con gli sgherri quel discorso qua. Tiriamo giù anche gli arcieri, però molto bravo. Via gli arcieri, lui va a proteggere, continua a sprecare Alisir per proteggersi. Noi abbiamo il gigante pronto da piazzare non appena lui giochi l'arco. Orco Giuda, l'ha giocato veramente là,
dove l'ha piazzato quest'arco, non l'ho capito. Andiamo con la strega, ragazzi. Da lontano. Sì, sì, vuole più che altro vuole fermare il Giant. Da lontano ti vuole fare l'anno. Non mi vuole fare l'anno, aspetta perché un attimo. Ti attacca da lontano. Beh, era ovvio che l'assonanza era per quello. Allora, aspetta un attimo, che qua andiamo a... Ci sono i casotti. No, neanche più di tanti. Andiamo a palafocare quegli arcieri che danno fastidio. Tirano via sempre. Sì, ma il bombarolo ha fatto un casino su di là. Ha tirato uno. Oh, è passato sotto lo spirito. E adesso giocami l'arco. Giocamelo quest'arco qua. Dai che andiamo ragazzi col bombardino. Ok, easy, sì, ciao. Dai che andiamo giù l'arciere, andiamo a colpire anche il golem del ghiaccio che di prepotenza viene spostato. La zappa, possiamo piazzarla e andiamo a chiuderla. Dobbiamo, è molto arrabbiato, ma impara a giocare l'arco, figlio di Robin Hood. Dai che andiamo. Andiamo a dare il mega sgherro, glielo diamo a Joker, sì. Non siamo qua a fare le cose, apra il baule, per favore. Devo prenderle due, il baule del clan, ragazzi, su via, ne 1620 di gold. E tu? 7 skip. Wow! 5 scari cuccoli. Perché li trova che a me mi servono? Scari cuccoli. Ma non sai neanche usare gli scari cuccoli, porca vacca. Sono appena a livello 3. Ok. Ma giusto per farti invidia a te, 5 ribombardieri. Che tristezza. Con il caccio con le pere. Ma no! Ma anche questi mi servono uso, a me, ma non dai! Li uso migliorabili. Che tristezza. Adesso trova due leggere. Ti sta bene? Stai per arrivare a 5000 mortai su 2, ragazzi. Attenzione, the new world record. Attenzione ancora. Metti che trovo la leggendaria, lui piange. No, non la puoi trovare la leggendaria, non la puoi trovare. No! Portabile al 12. Secondo me nell'epiche ti arriva la strega. Dai che ti arriva. C'è chi dice una strega, tanto lei se ne frega. E arrivano tre tornado. Peccato. Dai, non mi è dispiaciuto. Assolutamente not bad. Beh, ragazzi, direi che per oggi il video può fermarsi qua. Noi vi ringraziamo tantissimo per averci seguito. Vi ricordiamo sempre. Spolliciate sempre in su. E noi ci vediamo presto. Ciao!